Due squadre ferite nell'orgoglio, ustionate dalla stessa sorte subita nello scorso turno. Una bruciante sconfitta nei minuti finali. Una sfida fra chi è ancora alla ricerca della continuità dei risultati e chi, a sorpresa, la prima gioia stagionale la deve ancora trovare. Oggi solo la vittoria può riportare il sorriso per Roma City e Recanatese. Allora da Scogna Miglio, che alza la testa e prova ad andare profondo sul lato destro cercando Teraschi, a vuoto l'intervento di Mordini. Attenzione, Teraschi regolarmente, Teraschi in mezzo per Piccioni che non riesce però a calciare, finisce anche a terra. Lascia lì Hernandez, va a Piccioni che calcia direttamente. Cosa ha tolto Del Bello, che ha fatto una parata impressionante. È quasi la stessa posizione, c'è il solo Piccioni che ci vuole riprovare. Piccioni calcia ancora a sibilare sopra la traversa di Del Bello, altro brivido. Tanto, tantissimo affollamento davanti all'area piccola. Va Alfieri, uno schema, fuori il pallone, occhio al pallone di sinistro, rete! Ha segnato la Recanatese, il brasiliano Juan Núñez de Melo ha portato avanti la squadra ospite, 1-0 Recanatese. Barberini di prima intenzione, bene trovando Pellegrini, l'appoggio per Kylian Hernandez, gioca bene adesso il Roma City. Hernandez prova, deve inventare qualcosa, serve Pellegrini che sguscia via, occhio a Pellegrini, Pellegrini calcia, mamma mia di quanto. Pellegrini prova lo spunto, problema che passa anche stavolta in mezzo alle gambe di Mordini, posizione regolare per Del Masco, il cross verso Piccioni scavalcato e poi colpo di testa, attenzione traversa, ha rischiato un clamoroso autogol Edoardo Ferrante. Nuovo tocco di ritorno per Callisto, profondo, Gelonese passa davanti al difensore, Gelonese cross basso verso Piccioni e sotto porta Piccioni, la pareggiata in Roma City col suo numero 9, 1-1. Tanto affollamento all'interno dell'area e sempre il solito Hernandez, la sua solita rincorsa, va Hernandez verso Alari, Del Bello in qualche modo quasi in bagher. Uomo per Bellucci, da una soluzione laterale anche Ferrante, eccolo servito Ferrante, pressing sempre di Pellegrini, inesauribile per adesso, sbaglia però Gomez, eccesso di sufficienza, Gelonese in aria per Hernandez, Hernandez apre il piattone e mette dentro il gol del Roma City, la rimonta è completata, ha segnato lo spagnolo Kylian Hernandez. Colpo di testa di Alari, non c'è fallo, prosegue Daniel Ferrante per via centrale, Ferrante può anche calciare, decide di aprire, c'è Teraschi in copertura, attenzione, contatto, calcio di rigore. E questo forse è l'episodio che aspettava la Recanatese. Parte sbaffo, che va con il destro, Matei intuisce, ma non sbaglia, la Recanatese ha bisogno del suo Re Leone e lui risponde presente, 2-2 immediato dei Leopardiani. Altro colpo di testa, poi quello di Raparo che serve bene, in questo caso sbaffo, si sta proponendo anche Mordini. Mordini in aria, attenzione, è l'occasione per Mordini, sinistro, alto. Barberini che restituisce il pallone al compagno, cross sul primo palo, Camilli a spizzare, attenzione, forse un tocco di mano ed è questo l'episodio per il Roma City, calcio di rigore. Ha già preso il pallone Massimo Camilli, la sua concentrazione, la rincorsa breve, Camilli forte e fa 3-2, ritorna subito con il gol Massimo Camilli e butta giù per la terza volta la muraglia difensiva della Recanatese. Ecco che parte la rincorsa di Matei, ma il recupero è scaduto dopo 5 minuti aggiuntivi. Il Roma City torna a vincere e ottiene una vittoria di un'importanza incalcolabile.